Questo video vi è offerto dall'ossigeno degli alberi di Tridom. Bella a tutti ragazzi, io sono Fruit Lover 1996, benvenuti in questa nuova immagine. Scherzavo, era un video. Come sapete, per fare il frutto ci vuole il fiore, e per fare il fiore ci vuole il fiore disidratato, e per farlo ci vuole il legno, e per fare il legno ci vuole l'albero. Quindi questa è una classifica dei top 10 alberi che esistono. Number 10. Il platono è uno dei migliori alberi perché dalla sua corteccia si ricava la crema di corteccia, ottima sui pancake di legno. È anche piena di vitamina C corteccia. Number 9. Lo sgrambo, un albero che cresce in aree molto ventose. Infatti dalla forma delle sue foglie sono state inventate le ventose. Inoltre, anche se tutti gli alberi assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno con la fotosintesi, lo sgrambo al posto dell'ossigeno emette delle gustose caramelline. Gnam. Number 9, meno 1. L'affafofo è un albero che si trova soprattutto nello spazio. Infatti la terra è nello spazio, quindi si trova dappertutto. Produce delle bacche velenose dalle quali si ricava della gustosa marmellata di veleno. Number 6. Ben. Lo scendice, l'unico albero con il tronco rivolto al cielo. Nell'antichità veniva usato spesso come divano. Oggigiorno invece gli scendici si usano soprattutto come cravatta. Bella cravatta. Grazie. Numero. Il brabavrullo, ce ne sono troppi e quindi cresce solo nelle zone tropicali. Il suo frutto è simile all'ipercubo della conoscenza infinita, ma è un po' più aspro. Inoltre le foglie sono usate nei paesi sudafricani come foglie. Dai, goba! Il gianfustone cresce solo in Emilia Romagna. Dalla sua corteccia si ricava un olio di camicia. Inoltre non è affatto mio zio. Verso dell'albero. Numero 4. Il pero, albero da frutto e i suoi frutti sono simili alle pere, però invece a un attento esame sono delle aquile. I suoi rami sono spesso utilizzati come portafoglie. 3 number. Sul podio al terzo posto c'è il fragno. È un semi sempreverde con foglie coriacee ed oblunghe e produce delle ghiande simili a quelle del cerro. Cosa vuol dire che è semi sempreverde? Guarda, te lo faccio vedere. Ci sta mettendo un po', quindi intanto passiamo al numero 2. L'ornitorinco è un albero della famiglia delle cucurbitacee. I suoi frutti sono i ghiaccioli. E è un momento, cosa sta succedendo al fragno? Oh, di tutti i colori! Wow! Ecco, è tornato verde. Che forza i semi sempre verdi. Al numero 1, il vincitore dei top 10 trees. Top 10 trees, alberis, c'è il baobab, poiché dalle sue foglie si ricava un unguento profumato che mi ricorda l'estate. E anche perché assomiglia a un cane? Assomiglia a cosa? Ah, un mostro! Il vero mostro è non sapere cosa regalare a Natale perché siete in ritardo, ormai le consegne online non arrivano in tempo? Regalate un albero con Tridom! Ma non un albero da mettere in casa, anche perché la casa di zia Concettina è piena zeppa di statue di gatti e non ci stanno gli alberi. No, rompere le palle, mi piacciono i gatti. No, è un albero che viene elargito ai contadini locali in uno dei bellissimi progetti agroforestali che Tridom ha in giro per il mondo. È una cosa bellissima che combatte il cambiamento climatico assorbendo l'anidride carbonica del pianeta. Praticamente fai un regalo alla persona a cui lo elargisci, ma anche a te. Doppia generosità segreta. In più Tridom ti dà la possibilità di scegliere il tipo di albero, dargli un nome tipo bla 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 bla, e ti fa vedere nel tempo gli aggiornamenti con le foto di come il progetto crescono così in fretta. Questo Natale regala un po' di ossigeno ai tuoi cari andando su idom 3edom.com. E il codice sconto è l'unico albero della top 10 che esisteva davvero nella vita reale. Potete indovinare quale? Il gianfustone? Il fragno! Con il codice fragno hai lo sconto del 20% su tutto il carrello, utilizzabile una sola volta fino al 31/12. Grazie Tridom e grazie a voi e ciao di Natale!